la formula magica del sesso da millenni è: attrazione più ostacoli uguale eccitazione. Ma quando restano solo gli ostacoli, forse è meglio lasciar perdere. O fare un podcast sul sesso. Qualcuno doveva entrare nell'orrore del sesso contemporaneo per dirvi che, dopo aver ascoltato questo podcast, la vostra vita sessuale non sarà più la stessa. Sono Valeria Montebello e questo è un podcast di Cora Media. Si chiama È solo sesso. Ciao, sono Francesca Milano. Scusa se interrompo il tuo ascolto. Volevo dirti che ogni mattina puoi ascoltare Coffee News, il podcast di Cora News in cui in ogni puntata approfondiamo una notizia che può aiutarci a capire meglio l'attualità. Puoi ascoltarlo ora sulle principali piattaforme audio gratuite. Coffee News è promosso da Allianz. Pandemia, guerra, cambiamento climatico, c'è molta voglia di scappare dall'attualità. C'è chi lo fa eccitandosi al pensiero di essere rapita e ingravidata dagli alieni e chi sceglie una forma più moderata di escapismo. Per esempio, trovarsi uno sugar daddy. Letteralmente paparino di zucchero, un uomo fra i 50 e i 70, che ama farsi adulare da fanciulle appena maggiorenni in cambio di soldi, viaggi, vestiti e altri beni di prima necessità. Sempre più ragazze vogliono scappare dai loro coetanei con lo smalto nero e le camicie sbottonate fino all'ombelico, vestiti da cosplayer di Damiano dei Maneskin, per uscire con uomini più grandi, provider che contribuiscono al loro benessere in vari modi, offrendocene stellate, shopping a Dubai, nuoto alle Maldive, la prima edizione del Capitale di Marx, dipende dalla sugar baby o dallo sugar daddy. È solo grazie ai benefit che riceve che la sugar baby può passare sopra le GIF che le arrivano la mattina per augurarle il buongiorno, con colombe e cuori su sfondo tramonto tropicale. I pro per lei sono ovviamente ricevere sostegno finanziario, sperimentare il lusso e essere ispirata o istradata nel mondo del lavoro dal pigmalione di turno. Esistono anche corsi con sugar coach professioniste che ti insegnano come essere una lolita perfetta. Uno dei consigli? Fai vedere una cosa sola al primo appuntamento, o gambe o tette. Molte sugar baby non fanno nemmeno sesso con i daddy, infatti non sono considerate delle vere e proprie sex worker, e i daddy va bene così. Va bene immaginarlo, sognarlo, aspettarlo. I pro per lo sugar daddy, infatti, sono ricevere sguardi di invidia da altri uomini. È la sensazione di ringiovanimento che ti infonde lo stare con una ragazza alle prese con esami e brufoli. Una sensazione che ha il potere di scacciare solitudine e pensieri suicidi. Meglio dell'analista junghiano o di un rehab in Svizzera. Nonostante la dinamica uomo grande versus ragazza giovane sia la stessa da millenni, l'estetica dello sugar dating in questi anni ha subito un rebranding. È come guardare un mashup fra un vecchio film in bianco e nero e un video rap. Una cosa che prima ti faceva pensare a vecchi papponi con la bandana su uno yacht bianco o un signor argentato in vestaglia di raso rosso con sotto niente, adesso ti fa pensare a un cool dad con tatuaggi e un PhD in fisica quantistica. Niente a che vedere nemmeno con il Ken Sugar Daddy creato dalla Mattel e poi ritirato dal mercato 20 anni fa, probabilmente perché aveva l'aria di adescare minorenni davanti all'uscita della scuola, con il suo completo broccato verde e il suo West Island Terrier bianco al guinzaglio. Ebbene, oggi, grazie a una serie di film, libri, influencer che lo stanno legittimando, lo sugar dating è diventato cool. Per esempio c'è il film Shiva Baby, che racconta di una sugar baby femminista, iscritta a Gender Studies, che si ritrova a un funerale con la sua famiglia e uno dei suoi clienti. Sono tutti molto belli e, appunto, cool. Ed è così che ragazze woke di sinistra, che 10 anni fa avrebbero messo a rogo Ruby Rubacuori, ora vogliono fare le sugar baby femministe, per rivendicare la propria indipendenza di farsi comprare tutto quello che c'è sul sito di Gucci e ridistribuire la ricchezza.
La figura della Lolita è una rappresentazione pervasiva della storia occidentale, una figura toccata da contraddizioni, discussioni, censure e giudizi, che oggi è stata magicamente riabilitata dalla Gen Z a suon di video su TikTok. I più critici sostengono che fare la sugar baby ti relegherebbe a un ruolo antico e rassicurante, quello che va da Lolita a Woody Allen. Ma ne siamo certi? Uscire con una ragazzina quando devi sopportare bastoni per selfie, video su TikTok, cristalli magici e lettura della carta astrale, o quando per tenere un'erezione devi bere un frullato di pillole, non deve essere facile. Anche gli sugar daddy sono coraggiosi a misurarsi con qualcosa che non gli appartiene più: la giovinezza. Su uno dei siti di sugar dating più frequentati in Italia, il campionario non è proprio come quello dei film. Certo, si può scegliere fra tanti daddy: daddy imprenditore, daddy letterato, daddy pensionato. Ma i daddy sono appesantiti dalla vita, hanno facce stanche con sigari che gli pensano dalla bocca. E le loro descrizioni sono stralci di confessioni troppo intime per un sito di incontri. Tipo: mi sono recentemente separato, tra 3 mesi otterrò il divorzio, e mi sono reso conto che per me è impossibile vivere da solo perché non so godermi quello che ho. Alla donna che sto cercando offro una relazione seria e duratura, di vivere in una bella casa a Milano con giardino e piscina, personale di servizio, spesata di tutto, mettendo a disposizione i mezzi finanziari necessari per realizzare i propri progetti di lavoro. Non molto allettante, ma ci si passa sopra. Perché uscire con un daddy può farti sentire in un altro posto, in un altro momento storico. In piazza con le tette al vento nel 68, al Dams di Bologna negli anni 70 e a cena a Cortina negli anni 80. Puoi scegliere tu il mood. Lui non usa il telefono a tavola, ti fa complimenti vintage, ti compra i fiori, ti racconta di quando lanciava Molotov o di quando esistevano gli ideali politici, per farti provare una nostalgia di cose che nemmeno conosci. Perché il vero upgrade della nostalgia è provarla non per il tuo ex, ma per cose che non hai mai vissuto. Qualche tempo fa ho iniziato a vedere questo tipo molto più grande di me e all'inizio era una figata tra viaggi, regali, tanto che dopo poco tempo, diciamo quasi senza accorgermene, mi sono trasferita da lui. Oggi però mi rendo conto che se non faccio quello che dice lui, scatta, mette il muso, fa recriminazioni un po' passivo-aggressive. Pensavo di essermi trasferita in paradiso e invece zero. Benvenuta nelle relazioni monogame. Almeno però hai dei benefit. Pensa a tutte le donne che subiscono musi e recriminazioni senza nemmeno usufruire di viaggi e regali. If I would have kept making only the minimum payments on my credit cards, my debt would have taken me 47 years to pay off. These are real National Debt Relief customers. I knew I wasn't going to be able to get out of debt by myself. Credit card, medical, or personal loan debt? National Debt Relief negotiates with your creditors to reduce what you owe. National Debt Relief got me out of debt. You could be debt-free in as little as 24 to 48 months. Visit nationaldebtrelief.com to learn more and get started. nationaldebtrelief.com. Essere uno sugar daddy e non mettere il budget mensile di spesa nel profilo di dating è non porno. Essere una sugar baby per un mese e una sugar mommy il mese dopo è porno. Se il sesso e le relazioni devono essere una presa a male, almeno che sia collettiva. Quindi mandatemi le vostre storie, domande, confessioni, paranoie qui. 340-2336-742. E solo sesso è una serie di Valeria Montebello, prodotta da Cora Media, supervisione editoriale di Stefano Bises. La cura editoriale è di Sabrina Tinelli e Marco Villa. Supervisione suono e musica sono a cura di Luca Micheli. Post produzione e montaggio di Filippo Mainardi. Sound design di Luca Micheli. Producer Matteo Scelza. In redazione Francesca Abruzzese. Fonico di studio Lucrezia Marcelli.